Vi capita mai di avere bisogno di staccare dopo qualche ora passata in compagnia, anche quando ottima compagnia, e magari avete un impegno anche per la sera e sentite di avere il desiderio, il bisogno anche fisico di stare un'ora per conto vostro al silenzio, lontani da tutti? Vi capita di avere la sensazione di essere ipersensibili ai rumori, agli odori, alle luci, di avere una, come dire, un'alterazione delle vostre capacità di percezione un pochino più alta rispetto agli altri? Vi capita di sentirvi risucchiati a volte dalle persone e di non riuscire ad evitare di entrare dentro i loro problemi, quindi diciamo un'empatia portata un po' all'eccesso e quindi di avere spesso la necessità di rintanarvi per conto vostro per qualche giorno? Forse siete le cosiddette PAS, le persone altamente sensibili, e forse non lo sapete. Allora, oggi parliamo di persone altamente sensibili, un termine che ultimamente si sta sentendo sempre di più e che racchiude un genere di persone che hanno le caratteristiche che vi ho detto poc'anzi. Queste persone, riescono per un certo periodo a tenere botta forzandosi di seguire i ritmi altrui, perché non riconoscono in se stesse l'essere differenti, l'essere più sensibili, più delicati. Questo non riconoscersi e non rispettarsi nei propri tempi, diversi dagli altri, porta spesso a un iperadattamento che costa una fatica enorme in termini proprio di energia, per cui tutto ciò che ci circonda a un certo punto diventa tossico. Cosa succede? Succede che ci capita anche di trascurare la cosiddetta zona di alert, cioè dopo aver tanto soddisfatto gli altri, dopo esserci iperadattati, poniamo il caso. Ci rendiamo conto all'improvviso che quella richiesta che il capo ci ha fatti andava un pochino oltre le nostre possibilità, eppure abbiamo ceduto. Ci rendiamo conto che in realtà non avremmo proprio bisogno di quella cena che è stata organizzata e alla quale abbiamo detto sì senza averne tutta questa voglia. Ci rendiamo conto che quel comportamento che il nostro marito, il nostro compagno, il nostro fidanzato, la nostra migliore amica ha avuto in quel frangente e al quale non abbiamo replicato, ci ha ferito abbastanza e la cosa ci è rimasta un attimo qui. Ci rendiamo conto che alla prossima richiesta di nostro figlio faremo il botto. Ecco, quando percepiamo che tutto questo insieme di cose oramai si è verificato e ci ha avvicinati pericolosamente a quella che viene definita la zona di crollo, siamo in piena zona di alert. È una zona di rischio e in quel momento noi dobbiamo assolutamente dire basta, mettere un freno. Dobbiamo recuperare il nostro controllo perché il rischio grande è che arriverà un momento in cui basterà l'ultima goccia a far traboccare il vaso e faremo un botto, ragazzi, di quelli pazzeschi. Dopo un botto del genere, purtroppo, ci vogliono un sacco di giorni per riuscire a ripristinare una sorta di benessere, se ci si riesce, perché come dice sempre Guccini, i guai sono sempre dietro l'angolo, no? Sono sempre pronti i guai, dice in una canzone. Quando raggiungiamo la zona di crollo, normalmente l'unico desiderio grande che abbiamo, poiché si tratta di un vero e proprio burnout, è quello di isolarci completamente, di sparire. Se potessimo ci spegneremmo all'istante, tipo svenimento, spingi un bottone, vai giù, morta. Ci rivediamo l'anno prossimo. Quindi è veramente uno stato emotivo, psicoemotivo direi, perché anche il cervello che veramente non riesce a raggiungere più niente. Una volta fatto questo, ovviamente siamo completamente inabili, nel senso che addirittura a livello fisico percepiamo un senso di estraneità, percepiamo come se avessimo un casco nella testa o come se fossimo sott'acqua e tutta la nostra vita la percepiamo in modo ovattato. Sono certa che qualcuno di voi, riconosce queste parole che sto dicendo in questo momento. Allora, qual è la cosa importante? Numero uno, riconoscere di essere persone semplicemente altamente sensibili. Numero due, intercettare qual è la zona di alert, intercettare proprio quali sono le situazioni, le persone e i gesti che ci mandano in zona alert, cioè che ci drenano energie. A questo punto, correre immediatamente ai ripari per evitare di cadere
con tutti i piedi nella zona di crollo. Quindi spero che queste piccole nozioni in qualche modo vi abbiano aiutato. Considerate che ci sono anche libri, esercizi e tante altre cose interessanti riguardo le PAS, persone altamente sensibili. Quindi andatevi a cercare altre risorse, vi incoraggio a cercare su YouTube, su Facebook e anche su Google. E vi incoraggio anche a leggere un libro molto interessante che si intitola Quaderno di decompressione per persone altamente sensibili. È un quaderno molto pratico, un quaderno anche di esercizi, alla fine del quale trovate addirittura un CD-ROM che vi aiuta proprio con esercizi appositi. Spero di esservi stata utile e vorrei sapere attraverso i vostri commenti se vi riconoscete nelle cose che ho detto, se riconoscete di essere delle PAS e se non avevate mai avuto il sospetto prima o addirittura non conoscevate proprio la categoria a cui io sinceramente sento di far parte, per cui è una cosa che mi riguarda da vicino. I miei recapiti, se doveste aver bisogno di me come coach anche per ristrutturare qualche lato della vostra vita che avrebbe bisogno di confini e di paletti precisi per evitare di cadere in queste trappole, soprattutto saper gestire situazioni e persone tossiche, è un lavoro che posso fare insieme a voi. Posso prendervi per mano e accompagnarvi in questo bellissimo percorso. I miei contatti li trovate nel box info. Un grande abbraccio a voi, a presto!